Sup sul amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Adonai e oggi vorrei mostrarvi la vita di Marissa dopo la scelta della bacheloretta. Ragazzi, vi siete chiesti cosa è accaduto a Marissa e Raymond appena finito la bachelorette? No? Vabbè, pazienza, io ormai il video l'ho fatto lo stesso. Se per caso ve lo siete domandato, qui c'è la risposta. Infatti vorrei iniziare con loro una current household. Questa è la casetta di Marissa, che non ho creato io questa struttura. L'ho scaricata dalla galleria. Io però l'ho praticamente riarredata tutta completamente e ho aggiunto il patio posteriore, questa parte qua che non c'era, no? C'è questa bella piscina, la vasca da massaggio, insomma Marissa e Raymond se la passano decisamente bene e ovviamente la villa, ragazzi, non poteva che essere a Pinnacoli. Io immagino che dalla fine della bachelorette siano passati circa 4-5 anni, Marissa è diventata così. Buongiorno splendore, si è appena svegliata, bene, nella sua tenuta, eccola qua, praticamente uguale, insomma ragazzi non è cambiata molto, si è tagliati i capelli dopo un periodo in cui li ha portati lunghi. Qui si è appena svegliata, deve andare in bagno, mandiamocela. Ray mi sta facendo la maschera di bellezza, volevo mostrarvelo, ma con la maschera di bellezza è poco. Eccolo qua Ray, ma ve lo volevo mostrare dopo perché anche Ray ha cambiato un pochino il look. Quindi tu ovviamente non un cameriere, ragazzi, figuriamoci. Però il bagno che puzza mi fa un po' schifo, quindi magari pulisci comunque. E poi quando hai fatto mi vieni da... e qui ci sono le new entry, hanno avuto due bambine. La prima è il Kerry Bailey, che è qui che sta dormendo, cioè, mi piace tantissimo, è veramente bella come bimba, poi ve la mostro meglio, ma è molto bella, assomiglia tanto a Marissa, che carina, chissà cosa sta sognando, non si sa. E da pochissimo, ma proprio da pochissimo, è nata lei, che non ricordo già più come si chiama, la piccola Joyce, perfetto. Eccola qui, è proprio una neonata, è piccolina, appena nata. E tu appunto vieni qui ad allattarla. Questa è la camera di Marissa, come potete notare ci sono molti cicci. Brava, pulisci perché sto PC faceva schifo. L'ho riarredata tutta da zero, cioè non c'era più niente che mi piacesse. Ovviamente con lei vivono il caro Frankie. Sì, Frankie, va bene. E c'è anche una nuova, un'altra... new entry ed è Ramsey, eccola qui, una gattina dal pelo grigio, che carina, guardatela come dorme. E andiamo da Marissa che ha allattato, già fatto, allora vabbè, magari coccola un attimo, parla. Ma ragazzi, c'è anche un'altra novità che non è proprio dentro casa di Marissa, anche lei con la maschera adesso, vabbè, qui hanno fatto la maschera di bellezza la mattina. Il piccolo Frankie vuole giocare, vabbè, dai, ti accontento. Insegna a riportare a Frankie, tanto stai bene, lo puoi fare. Insomma, le altre novità, ragazzi, è che sua sorella, Perla, si è sposata con Enric, che è un po' cambiato anche lui. Adesso Enric, tra l'altro, è anche una figura di serie B, quindi è un po' celebre. È un atleta professionista. Perla è una debuttante illustre e anche lei continua, ovviamente, nel campo della cucina. Hanno avuto anche loro una bimba e Mariam Lopez, veramente molto bella. Quindi Simi Flu, tra poco te lo farò vedere meglio, il tuo Rick, anche lui si è sistemato con la sorella di Marissa, con Perla. Guardate, bravo, fai giocare il piccolino così è contento. Io però Ray, vorrei che ti svegliassi, vorrei anche che tu ti togliessi questa maschera perché ti voglio mostrare. Adesso c'è anche il cuscino che gli copre completamente il volto.
Ed eccolo qua, Ray, ragazzi. Ray che è il vincitore della Bachelorette, Marissa lo ha scelto. Si è fatto un pochino allungare i capelli, come potrete notare. Però, secondo me sta molto bene. Spero piaccia anche a Emily, cioè Star Sim Channel. Chi invece ha creato Enrique Simiflu, anche lei ha un canale su YouTube. Quindi andate nel canale di entrambe perché sono veramente entrambe molto brave. Allora, lui che sta facendo? Sta andando a ripulire i piatti, molto bene. Lui di lavoro cosa fa, ragazzi? Lui è un freelance. Alla fine ho optato per scegliere questa carriera, non so se era quella che aveva pensato anche Emily. Comunque, fa il fotografo. Ecco qua il suo studio. Abbiamo fatto lo studio qui a casa per comodità, ovviamente. Marissa invece fa l'attrice e in questo momento lei è sotto agenzia talenti, ancora fa le pubblicità, non fa un granché. Martedì alle 9, ah, cioè oggi, quindi andremo anche al lavoro con lei, abbiamo una pubblicità da registrare. Brava Marissa, brava piccolina. Allora a questo punto basta giocare a riporto, dai, è stata accarezzala, accarezzalo, anzi è un maschio. No, piccola, fa la ramanzina sulle bevute dalle pozze, sì. Accarezza anche Ramsey. Che stai facendo? Guarda, non so bene cosa. Comunque, vieni qua a riempire le ciotole e chiamare gli animali. E poi già che ci siamo asciughi. Senti, te butta il cibo avariato e prendi degli avanzi al volo. La casa a me piace molto, spero piaccia anche a voi, non ve la sto facendo vedere granché bene questa, però qui c'è il salotto, che vedete però è open space qua, si unisce al piano di sopra. C'è il salotto, in realtà c'è così, un salottino con questo angolo della televisione. Qua c'è l'angolo col tavolo per pranzare, cenare, insomma per mangiare. Buongiorno piccola, guardatela con gli occhietti aperti, ma che carina, ti sei svegliata felice stamani. Questo comunque, qui c'è un angolo così puramente inutile ma decorativo. Questa è la cucina. Scusate, messaggi. La piccola come sta? Ha fame. Quindi direi, fallo tu, dai, occupati tu di lei un attimo. Torniamo giù. Dai, ci va Carrie dal... La casa in realtà non è enorme come potete notare, è abbastanza piccola, cioè c'è solo una cameretta per i bambini. Qui c'è questo studiolo con l'angolo per i giochi, ma adesso andiamo a lavorare con Marissa. Allora, siamo qua, dobbiamo pubblicare la storia su Instagram, a lei ovviamente adora questo lavoro, a lei piace tantissimo. Dopo io volevo uscire con sua sorella ed Enrique, così vi volevo mostrare, insomma, anche com'è diventata la vita di Enric. Tu hai sonno? No, vabbè, questa te la alzo perché non è proprio possibile. Chiede a qualcuno della sua giornata. A me non è che frega molto, frighi molto di come stanno gli altri, però vabbè, facciamolo. Quindi, amichevole, quando ce la faccio, chiedi della sua giornata. Dai, facciamoci i fatti degli altri, anche se in realtà a me non fregava proprio un pero. Bene, così prendiamo dei piccioni con una fava e ti faccio esercitare nella recitazione. Adesso gli rubiamo il posto, grazie mio caro Youssef. Tutto bene? Sì. Lei, la celebrità sua è una stilla, sta quindi ancora una debuttante illustre. Dobbiamo ancora aumentare perché in realtà, ragazzi, questo è un salvataggio nuovo perché purtroppo avevo cancellato quello vecchio e non avevo salvato la Bachelorette perché in realtà nella versione vecchia lei aveva avuto due maschi con Ray, era già andata avanti nella carriera, però ragazzi, niente, quindi ho dovuto recuperarli, però comunque sono sempre loro. Ok, quando hai fatti pettinare e truccare, quindi andiamo, vediamo che condizioni ci conciano. Ok, certo che vedere lui non è che promette granché bene, perché non mi sembra che lui per sé si sia saputo pettinare, per quanto si sia voluto truccare. Vabbè, dai, non ci ha conciato in maniera terribile.
temevo peggio. Mettiti il costume, impara a conoscere qualcuno. Ma che vabbè, impariamo a conoscere la costumista che c'ha questo terribilissimo attaccatura per i capelli rosa, vabbè, e lei ha capelli castani, ma fa niente. Ora non ho voglia di fare il makeover. Allora, via regista, essere disponibile. Dai. Ed eccola qua, ragazzi, che recita. Quindi sì, lei comunque nella vita ha cercato di fare ciò che amava, ciò che a cui ha sempre aspirato, vale a dire l'attrice, appunto, e la sta lavorando su questo. È innamorata follemente di Raymond. Anche Raymond è follemente innamorato di lei. Dopo il matrimonio, la loro vita comunque è stata sempre, direi, abbastanza serena. Hanno avuto queste due bimbe e adesso si godono la vita matrimoniale e familiare. Oh, Eric l'ha chiamata, mi ha mandato un messaggio per l'amicizia e canta. Spero che dal prossimo avremo ingaggi un pochino più importanti, perché questi sono un pelino scarsi, va detto, eh. Che brava, ha cantato molto molto bene. La guarda, in questi pochi minuti che mancano per tornare a casa, mi fai un social media da qui e mi scrivi qualcosa. Post about to Uva. Oggi è piccante. È arrivato a casa, senza perdere tempo, cerca subito delle altre audizioni e poi prenditi la posta. Potremmo fare? Ma siamo ancora qui? Ok, no, questo è meglio forse? No. Allora, 3 di forma fisica lo abbiamo. Facciamo questo. E io mi vorrei invitare a casa, insomma, tutto il resto della famiglia, così da farveli vedere. E potremmo fare un evento, magari stasera, con cena. Stasera, oddio, stasera. Però potremmo fare un evento con cena. E ragazzi, visto che in realtà è già 1:02, facciamo una cena, più che festa con cena, faremo una festa con pranzo. La piccolina vorrei che mi si cambiasse, quindi fammi la cortesia di venire qui a cambiarla. Cura del bebè, cambia abito. Metti, ce l'ha già, se lo deve. Lo si deve solamente indossare, quindi. Lui a giocare fuori, ma in realtà prepara una porzione multipla. Ok, vieni qui tu, vieni a guardare, venite tutti in casa. Marissa preparerà un pasto da gourmet. Oh, guardatela che carina, sediti qua. Babbo, allora papà, tu, aiuto, scusate, fai una cosa, dai un abbraccino a tua figlia, abbraccialo affettuosamente. La piccola Joyce sta dormendo, quindi al momento non la svegliamo nemmeno. Devono ascoltare musica nello stesso momento. Qui non c'è nemmeno la musica, in realtà è qua. Quindi accendi, vai su musica cantautore e facciamo ascolta il cantautore insieme. Mentre Marissa, qui che sta preparando da mangiare. Ok, lei sta parlando, guarda, tu vieni un attimo a parlare, racconta una barzelletta, toc toc a tua mamma, falle compagnia, tu resta qui con la mamma. E potresti giocare qua dentro mentre mamma cucina. Dov'è la cucinetta? Volevo mostrarvela chiaramente, perché, vediamo, dovrebbero essere qui. Oh, questa è Perla, che vabbè è rimasto uguale, tale e quale, non è cambiata minimamente, ecco qua Perla. E dov'è Eric, che è colui che mi interessa veramente? Ok, non trovo né Eric né la bambina, probabilmente devono arrivare. Va bene, allora tu intanto fai una cosa, dai una... parlo un attimo con lei, salutala, ringraziala per la presenza. Ecco, no Marissa, ti è caduto per terra, ma che schifo, dai! E lei secondo me la vuole aiutare in cucina, comunque la bambina è molto sveglia, attiva e vispa.
Non ti azzardare a prenderlo, eh. Fai sì che si inchiacchiero nello stesso momento. Io vorrei chiacchierare se solo arrivassero anche Rick e la piccolina. Allora, magari ringrazia tua sorella, magari già che sei qui, dalle anche un bel abbraccio. Non c'ero prima, abbraccio affettuosamente, va bene. Ma Rick, scusatemi, ma dove caspiterola è? Anzi, fa un aperitivo, va? Facciamo un polca e arancia, vai. Io spero che prima o poi appaia da qualche parte Rick. Oh, finalmente ragazzi è arrivato Rick. Eccolo qui. Ve lo voglio mostrare per bene. Dove sei? Ho fatto un macello, ho fatto. No, piccolo. È brufoloso adesso. Va bene, magari adesso le raccomandiamo una cura della pelle. Comunque è sempre bellissimo. Si è fatto crescere un po' la barbetta, capelli un po' più seri e poi laggiù vedo ad occhio la piccola Mariam, che è davvero carinissima. Puoi venire qua, tesoro mio? Tra l'altro non l'ho comprato, ci sto pensando adesso, non le ho acquistato una casetta, cosa che invece dovrei fare, perché può essere una cosa carina per giocare, visto che sono anche due bambine, i soldi a loro comunque non mancano, quindi perché non comprare? Questa è la piccola Marian, è la figlia del Rick e di Perla, quindi la cuginetta di Carrie. È molto carina, i ragazzi l'ho anche sbirciate già nel caso, quando sarà grande, viene veramente una bimba molto bellina. Verrà una ragazza molto bellina. Ah, quindi lei ha mangiato, facciamo così, falla uscire. Così può andare a giocare con la nostra Carrie e fanno le cucine. Vabbè, direi che possiamo anche mangiare. Apparecchia la tavola, sofisticato deserto, lui scappa la pipì a bestia. Tiro un po' su perché non vorrei se la facesse addosso, ecco, diciamo la verità. E pulisci questa roba e vai in seconda da Joyce. C'è Rick! Cambia il pannolino sporco e allattala. Oh, che carino lo zio! Grazie, Rick! Senti, Rick, facciamo una cosa. Te li voglio togliere questi brufoli, dai. Ma togliamoli, sì. Oh, guardate quanto è bello. Giusto, te puoi fallo te, vai. Aiuta, tratta la nipotina. Questi sono tutti ubriachi, molto bene. Cioè, grazie Rick per aver rovinato tutto. No, Perla, non t'azzardare. Porca miseria. Cioè, mi sta rovinando tutto. Quest'altro è andato a dormire. Ma lo sapete, no? Con me, sempre, ecco. Ma prendete una porzione insieme. Anzi, non importa, perché tanto l'avete... Lei mangia due piatti. Tutto a mangiare. Tu mangia questo e sedetevi insieme, magari no. Te ne hai due, ma mi spieghi di cosa te ne fai di due? Posa tutto. Te ne basta uno, non hai bisogno di due. Però ragazzi, abbiamo guadagnato l'oro, io non so come sia stato possibile. Misteri. Però ce l'ho fatta. Rick, cosa diamine stai facendo? Mangia sta salmone. Ragazzi, come potete notare, la vita di Marissa, direi, è molto tipica californiana, no? Hollywoodiana. Guarda, tu rilassati pure, ho fatto un bagno, a parte non c'è ancora l'ora a casa, o è finita la festa? No, è finita. Quindi guarda, ho fatto un bagno con la schiuma e tu dovrebbe essere proprio rientrati tutta a casa. Vieni a giocare con le bambole, magari chiedilo a tuo padre, dai, chiedilo a papà. A parte che papà ora sta occupandosi della piccolina. Niente, hai ragione, vai a giocare da sola le bambole. Un enigmatico amante della moda dice che riceverai più mi piace se sul tuo profilo su Instagram Moda pubblicherai la foto di un sim in posa bizzarra che indossi un abito da festa. Facciamolo. Scade sabato, quindi dobbiamo scattare la foto del sim. Lui ha sonno, però tesoro, guarda, fai una cosa, vieni a prenderti un caffè, così puoi lavorare un pochino, dopo che hai ripulito.
mi piace tantissimo Raymond, anche Enrique mi piace tanto. Sono contenta, mi piacevano tutti, amavo anche Drake, amavo Malik, cioè, erano tutti nel mio cuore. Però vabbè, non potevo farle avere un harem, ecco, lei sta facendo il bagno con gli stivali, lasciamola stare. Oh, eccolo qua. Marissa ancora fa, sta facendo il bagno, lei sta giocando, anche se inizia a avere sonno. No, aspetta. Ti metti a letto la mamma. Leggi a Carrie per farla addormentare, quindi basta farti il bagno, te lo sei fatto, ti sei rilassata. Mi piace tanto Carrie, credo sia una delle tue ballerine più belle che mi siano mai uscite, quindi guardala qua, ragazza, è la nostra nipotina, Star Sim Channel. Mi viene a chiamarla Emily, però il suo canale è Star Sim Channel, altrimenti voi non capite di chi parlo. Però è veramente carinissima. Ragazzi, però chiuderei in bellezza la serata con un bel fichi fichi. Ti serve? Non ti è venuto a prendere il caffè? No, lascia stare il caffè, devi farmi fichi fichi. Divertitevi, tanto la piccolina dorme, no, è sveglia, vabbè, fa niente. Fatelo ben nascosti e in silenzio, mi raccomando. Certo, come turbare una bambina ancora in fasce. Bene, ci ha guardato anche la tizia, ripara, molto bene, facciamoci notare. Che carini. Molto giocosa, non mi piace. Ah, ragazzi, questo non ve l'ho raccontato. Praticamente lei mi stava morendo, mi è morta, non è che mi stava morendo, lei è morta dalle risate. Ray è intervenuto, implorando il tristo mietitore, che ha deciso di graziarla, ma lei era morta, io vi giuro, mi si è girato il sangue. Joyce ha deciso di piangere. Manca poco al suo compleanno. Guarda, Ray veramente sta morendo di sonno, ha bisogno di dormire, torni. Eccola qui, la piccola Carrie che vola da sola, come proprio indipendente, autonoma, all'asilo. Dai, vai piccolina, imparerai tante cose interessanti. Sì, poi c'è un monte di scale da fare, va bene. Oh, lei si è messa a suonare, lei è felice stamattina. Direi che senza indugiare troppo la facciamo crescere. Però aspetta, Carrie l'ha fatta crescere lei, quindi la piccola Joy sì, la crescerà lui. Mi sembra anche corretto, dai, per par condicio. Ah, devo rimettere le luci automatiche, le avevo spente. Ok. Vediamola. Joyce è passata di età. Usiamo il dado. È appiccicosa, bene, va bene. E ora andiamo a vedere meglio nel CAS, però, perché voglio anche modificarla. Siamo nel CAS, guardate in che condizione me l'ha fatta crescere Joe, le sopracciglia verdi. Cioè, allora, capelli castano chiari come Ray. Io però, ragazzi, la devo sbirciare, come sarà da grande. Perché lo faccio sempre. Assomiglia molto a Marissa, però ci vedo qualcosa, direi, gli occhi, lo sguardo, direi, però assomiglia tanto a Marissa, oddio, però sto mento, scusami, mi intervengo perché no, decisamente, un pochino io le risistemo quando, cioè anche il naso magari è un pochino più piccolino perché lo vedo troppo, ok. Però molto carina, ha molto di Raymond, gli occhi, mentre le labbra sono, la labbra, insomma il resto, sono di Marissa. Ok, mi sembra perfetta. Molto, molto, molto bella. Ok, puoi tornare bambina. Ed eri appiccicosa. E adesso ragazzi, faccio il makeover e poi ve la mostro. Eccola qui ragazzi, l'ho sistemata, la piccola Joyce Bailey. Questa è per quando è freddo ed è fuori, questo qui per quando è freddo ma all'interno fuori non vi avevo mostrato il totale. Quotidiani, look 1, look 2, mi piace tanto veramente anche lei, look 1, formali, che carina qui tutta ricciolona, questa è per la nonna, il vestitino da festa. Cioè, ma quanto è bella Joyce.
quello con i bracciolini per fare il bagnetto, per il clima caldo 2, clima caldo 1, e il clima caldo 1 li cambiamo i capelli, eccola qua. Mi piace veramente, veramente tanto. Spero piaccia anche a voi, anche la piccola Claire, bellissima. Lei forse somiglia più a Marissa. Ve la voglio mostrare, ragazzi, da giovane adulta. E lei anche ha più di Marissa, anche se pure a lei c'è sto mento. Oh, signore. Cioè, sto mento è terrificante. Vabbè, ora qui è orrenda, però, ragazzi, d'altronde. Non è sistemata, lei cos'era? Oddio, non mi ricordo più, accattivante, ok. Insomma, quindi vi ho mostrato anche lei la sbirciata al futuro. Con questo episodio, ragazzi, è tutto, io vi saluto. Spero che l'episodio vi sia piaciuto, che vi abbia fatto piacere vedere un attimo quello che è successo a Marissa, quello che le è capitato in questi anni. E io vi mando un grosso bacio, vi invito a commentare, a lasciarmi un like se vi è piaciuto questo video, vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, vi invito ad andare a guardare, che sicuramente già lo state facendo, ma se non lo state facendo fatelo, i canali di Star Sim Channel, quello di Valuccia Sim che ha fatto Drake, purtroppo non è arrivato in finale ma ho amato tantissimo quel sim, e il canale di Simmy Flu che ha creato Enric, che è il marito adesso di Perla, quindi correte a vedere tutti questi canali. Io vi mando un grosso bacio, alla prossima, subsul.